giorno. Chi vuole andare alle cascate arcobaleno? Io! E allora c'è la valigetta per andarci, ragazzi! È il nuovo set Kinetic Sand, cascate arcobaleno. Si può fare la palma arcobaleno! È una specie di palma quella che esce, sì. Perché basterà schiacciare, grazie ai magici accessori, uscirà una vera e propria cascata. Fermo lì! Prima le cascate arcobaleno, cosa si fa? Giro di cascate arcobaleno! Senti, in questa pratica valigetta, così ce lo possiamo anche portare in giro, giocare, conservare la sabbia e i forbici. Giusto, arrivano! Taglio di capelli o taglio di scotch? Taglio di scotch! Va bene! Abbiamo una valigetta! E all'interno abbiamo tre colori diversi di sabbia, i colori primari, con cui possiamo fare veramente tanti colori. Come piace la mamma! E questa è una specie di vulcano da cui uscirà la fontana. No, è vero. Sono tanti tipi. Tanti timbri. La crostata. Per realizzare cascate io diverse. Io questo. Cascata. Allora, mi piace questo, Viola. La crostata. Cascata fulmine. Mi piace questa. È il mio preferito, quello rosso. Perché dopo se ti metti un po' di bianco viene rosa. È vero. I colori si possono anche mescolare. Si vede. E qua ci sono le istruzioni. Le istruzioni che guardiamo al volo. Perché adesso ci giochiamo dal vivo. È morbidissimo, devi toccarla anche tu. Io non so se è più divertente rilassarsi o giocare. Ma tutte e due. La Kinetic Sand è fatta con sabbia vera. Prova a toccarla troppo, so. È una goduria incredibile. Non sporca, non si secca mai. Ci potete giocare per sempre. Poi ricordiamo che la Kinetic Sand si può anche tagliuzzare, mettere a forma, sagomare. Potete usare anche le forme dei biscotti per dargli una forma speciale. Ma vediamo come funzionano questi estrusori. Certo, qui inseriamo la formina dell'estrusore corrispondente a quello che vogliamo utilizzare. Fiorellino o stellina? Ad esempio fiorellino. 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 Lo posso usare anche per schiacciare la sabbia e creare così dei livelli precisi. Prima mettiamo forza. La sabbia. Vai. Sembra uno smoothie così. Non vedo l'ora di sentire lo swoosh. Schiacciamo un po'. Vedete come cola, è stupendo. Il bello della Kinetic Sand è darle anche aria, cioè farla respirare per ottenere questo effetto di caduta. Con il rosso e il blu viene il viola. È vero! Il bello è poi divertirsi anche unire i colori per ottenere nuove combinazioni. Io li ho riposti qua così ce li abbiamo ben separati. E io faccio il gelatiere. Mati, che formina mettiamo qua sopra? Questa qua. La verde acqua. Finalmente vediamo l'effetto arcobaleno. Non vedo l'ora. Io ho creato già il viola. Quindi si mette l'estrusore qua sopra. E poi cosa si fa? Oh, si schiaccia. Schiaccia. Togli le manine. Sono veramente curioso. Ma è fantastico. È bellissimo questo esperimento. E sarà ancora più bello mescolando i colori. Nikki, sei pronto a schiacciare? No, prima faccio vedere. Vediamo la composizione che hai fatto. Wow, no, che spettacolo. Bellissimo. Ma bella, Mati. Sei sicuro di volerla schiacciare? Sì. Guarda come si fa la pulizia. Vediamo. Ah, adesso sappiamo il trucco per farlo perfetto come te. Nikki, che formina vuoi? C'è il robot delle formine. Bravo, hai scelto bene. Dammi la mano. Sì. Ma che bella formina. Posso rilassarmi? Sì. Oh. E cade dalle mie dita. Bello, fofoso, che bello. E questa chi la stacca da qui? Adesso gli devo fare la pizza. Stampo, Stella. Sono proprio curioso. L'hai compressa così tanto che bisogna proprio schiacciare bene. Fatelo piano, ragazzi, perché più piano lo fate, guarda così che bello, più la sabbia esplode. Ecco che si apre. Non posso. No, come non puoi? Cascata! Bellissimo! Bello! E hai ottenuto della sabbia colorata a strati che è già stata. Adesso sto facendo un'altra. Che è già stata rapita per fare una nuova cascata. Non è una cascata. Pronto? È bellissimo! Andiamo! Mati non vedeva l'ora di schiacciarla. Vai, Mati! Vai, piano, schiaccia piano, da sopra, un'altra tecnica. Bellissimo! Sclup! Wow! È diventato tipo un fiore. E adesso è il momento del relax. Ah, è diventata la sabbia arcobaleno. E si può fare ancora una cosa. Cosa si può fare? Adesso vi faccio vedere. Ok, sono proprio curioso. Guardate qua. Sei già pronto di nuovo? Sì.
Una sbirciata alla trama colore. Bello, questo effetto. Molto bello, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù. Non è finita! Questa è l'estrusione volante. Adesso io faccio il sugo di pomodoro perché devo fare la pizza. È vero, stiamo aspettando la pizza. Hai visto che bello il fiorellino, Marche, guarda. Ti bello, piace? Adesso io devo fare... Vuoi fare la pasta con questo? È vero. Guarda, Fai vedere. Io sono l'aiuto pizzaiolo. Il nostro stampo si può utilizzare anche come mattarello e dà questo effetto frisé. E per gli chef più esigenti, vi ricordate il set arcobaleno? Sì, me lo ricordo, la sabbia arcobaleno con tutti i suoi accessori. Ale, non si apre da lì, si apre da qui. L'abbiamo visto nel video della caccia al tesoro dei pirati, che trovate qui sotto al link in descrizione. Voilà! E qui abbiamo tanti accessori. Pizzaiolo, possono essere utili? Perfetto per fare formine e poi ovviamente sabbia colorata, sempre nei tre colori primari. Ecco. Liberiamo un po' di sabbia. Il castello. Ci sono anche le formine. Aiutante. Sì. E poi stendere tu la pasta. Sì, certo, giustamente. Non è da pizzaiolo. Lui si occupa della salsa. Diciamo che... Pomodoro. Buona la pizza. Dopo averlo fatto per bene respirare. Adesso io ho preparato un funghetto. Questa è salsa di ciliegia. Salsa di ciliegia. Stavamo facendo una pizza. Questa qua è una torta, anzi. È una pizza dolce. Una pizza dolce. No, è una normale torta. Allora, ecco una nuova decorazione. Bellissima. Hai visto il trucco dello chef? Ha fatto una meringa da mettere al centro della torta. Bellissima, è venuta. Brava, Mati. È proprio buona. E vi dirò che con l'accessorio possiamo anche... non tagliarla. Va bene, chef. Se vuoi puoi mangiare la mia piadina. Ottima idea. Ma quando è pronta? Ok, aspetterò. E a proposito di cibo, voilà! Le nostre sabbie profumate. Ma che profuma! La mia preferita, la ciliegia. Se vi ricordate sempre della caccia dei pirati, che vi linkiamo qui sotto in descrizione, il profumo delle sabbie colorate Kinetic Sand è veramente stupendo! Abbiamo impiattato la torta! Ecco il tocco finale di ciliegia! Non posso mangiarla, vero? No, no, è finita. Sai cosa preparerei io? Sì. Una bella cascata di cioccolato! Bene! Facciamo un banchetto! Sì! Pensa che bello quando l'effetto cascata darà aria alla sabbia e tutto il profumo si spanderà nel salotto! Brava, chef! Io però ho un appuntamento con la piadina. Non è finita! Ale, ti do la formina azzurra! Ottimo! Hai visto che bravo? Cioccolata, formina azzurra proprio! Vado, Sono proprio curioso, pronti, ragazzi! Preparate attenti al profumo? Il naso? Sì! Vai! Torta al cioccolato! Torta al cioccolato! Senti il profumo! Vai, scorri, scorri, scorri! Cascata! Guarda qua! Avete visto come lo chef sta preparando colori diversi per fare gli ingredienti? Rosa, Mati, ha fatto rosa! Non diteglielo, non diteglielo! Rosa! Sì. Con rosso un po' di vaniglia, Mati, vai! Siamo già all'opera, ragazzi, ci avrei scommesso. Il bello è che profuma anche di vaniglia. Sì. E finirà sulla torta che è sempre più decorata. Questa è la mozzarella alla vaniglia. Quindi posso assaggiarla? No. Ok. Queste sono un po' di ciliegine. Questa qua è marmellata di ciliegia e vaniglia. Questa è marmellata di mele con vaniglia. Marmellata di cioccolato con vaniglia. Mamma mia. Io sono pronto. Non tagliare. E marmellata di cioccolato con vaniglia. Poi ciliegie e mele. Ciliegie e mele. I profumi si sono conservati. Abbiamo lasciato la Kinetic Sand all'interno dei sacchetti e l'abbiamo ritrovata come nuova. Sto facendo una torta bellissima. È sempre più bella, Mati. Guarda qua. Finalmente è pronta la piadina. Mamma con tanto mia, di che buona. Ripieno. Per vedere il ripieno basta tagliuzzare la Kinetic Sand. Ed è dolce questa piadina. Prendo un pezzettino allora. Non tieni si può piatti. Prendere tutto? No. Guardate come sviluppa i colori all'interno. Stupenda, bravissima. Adesso chef. Si può tagliare. Prende i piattini. Grazie, brava. Cara. Bello. Io posso questa fetta no. qua? Guarda, guarda l'interno. Aspettate, no? Vediamo. Spettacolo. Io pensavo fosse una torta di coppia per noi, Ale. Facciamo così. E guarda l'interno. Che effetto che fa. E se vi è piaciuto il set delle cascate arcobaleno, non smettete mai. Vai, Ale.
cascata di coppia. E se questo video vi è piaciuto, ragazzi, mettete un pollicione. Iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video. E non smettete mai di inventarvi nuovi modi per giocare. Scaricate l'app GBR per non perdervi le nostre prossime idee giocose. Clic.